Ci siamo spostati ad Arezzo. Vedete qua un parcheggio dove ci stanno anche i camper. Oggi è una giornata nuvolosa, brutta. Adesso andiamo a fare un giro ad Arezzo, perché non ci siamo mai stati e vediamo un po' com'è questa città. Qui ci avviamo verso la scalinata che va su nella città. Arezzo è un comune italiano di circa 96.000 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana. Fu sede della più antica università della Toscana e una delle prime in Europa. Conosciuta come città dell'oro e dell'alta moda, è stata patria di artisti e poeti quali Francesco Petrarca, Giorgio Vasari, Guido d'Arezzo e molti altri. Cos'è la cartina della città, Pi? Iessa, cartina della città. Come vuoi che te la spiego? In italiano, francese, inglese, tedesco. Quasi tutte le lingue. Vista panoramica dal giardino di Contemporanea. Arezzo, dal giardino di Arezzo. Guardate che cielo. Tra un po' mi sa che che Tanta prenderemo acqua. molta acqua perché sta tuonando. Guardate come piove, guardate, guardate. Qua ci facciamo la doccia, beh. Abbiamo Implemented the l'ombrello e il way. T-way. Ci siamo rifugiati qua sotto, vicino a questo negozio, Almeno che c'è un po' lavali di la riparo. merda dei piccioni. Sì. Guarda quanta ce n'è, guarda che schifo. Che merda di piccione quella lì, eh. Questi scarponcini. Ci siamo bagnati tutti i piedi. Guarda. Ah. Dovevamo metterci scarponcini. Che pioggia. Arezzo, oggi, sotto la pioggia, tutti fradici, guarda qua. Mannaggia, siamo tutti bagnati. Adesso ci dirigiamo verso il camper e ce ne andiamo. Nel tragitto tra Arezzo e il lago di Bilancino, dove siamo diretti, vediamo queste belle caprette al pascolo. Ah, sì, Sono due ecco. piccoline lassù, lo vedi? E dove Vicino al sono? cancello, sotto il cancello. Sì, aspetta, l'ho visto. Guardiamole qua, che belle. Queste piccoline. Stiamo facendo questo tragitto che è praticamente tutto tra i monti.
Siamo a Rincine qua, complesso forestale di Rincine, o Rincine, non so come si pronunci. Siamo diretti verso il lago di Bilancino, come detto prima, che è in provincia di Firenze, giusto? Sì, penso di sì. Infatti abbiamo lasciato da poco la provincia di Arezzo e siamo entrati nella provincia di Firenze. Guardate che stradine che stiamo facendo con il camper. Sì, sono strade che stiamo facendo da quando siamo partiti, praticamente. Sì, diciamo che... Zero autostrada, tutte statali. Abbiamo fatto tanti passi di montagna. E adesso anche questo, per portarci giù a valle. Ho visto il cartello, c'era massimo 5 tonnellate, quindi dovrebbero esserci grossi problemi. Il problema è se incrociamo qualcuno. Speriamo di no, dai. Guarda che bello, però. 200 metri, svolta a destra e prendi strada statale Stia Londa, via G. Mizzica. Guarda. C'è anche una cappella qua. Qui c'è una chiesetta. Cosa? Ci passiamo? Sì, ci passiamo, ci passiamo. Che stretto anche questo, mamma mia. Mamma Oh, cavoli. mia, cavolini. Svolta Qua abbiamo leggermente a una destra per rimanere su strada furgone. statale Stia Londa. Oh, è finito l'incubo. Abbiamo Cioè, finito tutta incubo. la discesa tra le Porca miseria. Che montagne. sofferenza. Strada bellissima, ma mamma mia, oh. Il terrore che se rimani Continua su bloccato lì strada sei statale Stia fottuto. Londa per 4 chilometri. Devi chiamare i pompieri, devi Sì, chiamare. anche perché non prendeva nemmeno il telefono in quella zona. Eh sì, perché lì eravamo proprio imboscati di brutto. Paesaggi suggestivi che incontriamo sul nostro cammino. Ma che bella cenetta! Pici freschi, una pasta tipica toscana e sugo con peperone, tonno e qualche oliva. E ora li assaggiamo, eh. Oh, mamma mia, sono le 11 meno 5. Le nostre E cene oggi abbiamo tardi. fatto un po' di chilometri. E Eh sì. siamo arrivati qua sul posto un po' tardi. Poi Cinzia si è fatta la doccia. Abbiamo sistemato due cose, una balla e un'altra. Si è fatto un po' tardi. Adesso ci facciamo sta cenetta e poi ci riposiamo. No? Sì. E domani, se il tempo permette, tiriamo giù le biciclette E facciamo un giro in bici perché e ci facciamo un bel giretto in qua bici. c'è una passeggiata lungo lago. Come abbiamo detto, siamo al lago di Poi io sul lago di nome di sto lago non me lo ricordo lago mai. di non mi viene in mente, ve l'ho detto prima. Lago Flanagan. E comunque c'è una passeggiata ciclabile intorno al lago. Speriamo Che che si riesca ho a fare. letto, non ne sono certo, però parlano addirittura di 15 km. Può essere. Non lo so, l'hai letto tu? Boh. Mi sembra un po' strano, perché mi sembra un po' troppi 15 km. Comunque, vabbè.
vedremo. Buon appetito. Il video finisce qui e l'indomani esploreremo il lago di Bilancino. Vedremo un po' se riusciremo finalmente a tirare giù le bici e farci una bella passeggiata in bici o come sarà. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi, e mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like se il video vi è piaciuto e attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche e i nuovi video. Ciao!